Oggi 24 maggio 2012 ci troviamo a Cosenza, nella grande Cosenza, la città che ci ha ospitato per tanto tempo, che ci ha fatto sognare, dove le antenne del 2000 non arrivarono mai, o meglio arrivarono solo in poche zone, tra cui questo quartiere in cui mi trovo oggi, che è Piazza Europa, o meglio il dintorno di Piazza Europa. Che dire, oggi è stata una giornata campale. Sono stato alla provincia, al settore trasporti, dove ho verificato la situazione della mia azienda di trasporto ormai chiusa. È sempre tutto regolare, almeno fino ad aprile del 2013, abbiamo un anno di tempo. Il clima continua a essere un po' caldo, un po' freddo, non si capisce niente. Siamo arrivati a 28 gradi, adesso è nuvolo e la temperatura si sta di nuovo scaldando, come potete vedere dal cambiamento del video. Ormai qui nel sud Italia credo che pochi ci possano salvare. La situazione del genere ogni giorno di più. Aziende che chiudono, non c'è nessuna svolta per il futuro. I nostri diplomi ce li teniamo nel cassetto, compreso quello del direttore tecnico di azienda di autotrasporto che mi ritrovo. E i giorni passano così, aspettando notizie, aspettando novità, come si potrebbe dire. Adesso è uscito di nuovo il sole. Tra poco diventerà di nuovo nuvoloso e nel frattempo i nostri politici cosa fanno? Cercano piani per aderire a quello che l'Europa ci ha molto elegantemente imposto. Non so se torneremo nuovamente a cavalcare le onde con le antenne del 2000 o a cavalcare il web, ma in qualche modo dobbiamo tornare a parlare di tutte queste disgrazie che ci stanno affliggendo in questo periodo. E una dopo l'altra tornano come se in quel lontano 1990, quando dai microfoni delle antenne 2000, di T2000, il nostro amico Giancarlo Chigi prevedeva una sicura sciagura per il nostro futuro, quelle parole sono tornate di moda ultimamente. Quelle sciagure sono arrivate una per una. La crisi è arrivata, nessuno sa trovare una soluzione e noi continuiamo ad aspettare qui che qualcosa cambi. Inutilmente, ovviamente, perché le cose rimarranno esattamente così come sono. Grazie, alle prossime.